quella del Rocco di Marcon è una sfida tra due squadre in salute, reduci entrambe da vittorie convincenti, soprattutto è il derby tra Portogruaro e Venezia 1985. Terzo minuto, cross di Cancello, strettissimo in area, non ci arriva per poco, con 20 la 45 sarà una delle protagoniste del match, partita che nel primo tempo si svolge con equilibrio tra le due squadre e con le occasioni, però al decimo minuto vedete ancora con Cancello per il Venezia. Colpo di testa e successiva deviazione da parte di Conventi, di poco non trova lo specchio. Matiz sul fronte opposto, ritorna Vivian in modo decisivo, salva il Venezia al momento del tiro. Sono le premesse per il gol, 32esimo, palla per Conventi e una sentenza, la numero 45 davanti a Papandrea, 1-0, siamo al 32esimo, posizione probabilmente di fuorigioco, però questo va segnalato per Conventi. Passano soltanto 60 secondi, atterrata Chiarot in area del Venezia, calcio di rigore, rivediamo il fallo, la carica sul difensore Granata, che porta sul dischetto Anna Pucci, Battaiotto, rigore imprendibile, quinto gol in campionato per Battaiotto e risultato ristabilito, due gol nel giro di un minuto, si sblocca il derby. Ancora Venezia però pericoloso con la conclusione della numero 9 su cui si oppone con il corpo anche Papandrea, viene fischiato un fallo, probabilmente anche una carica però su Papandrea, fatto sta che dal dischetto Tasso viene ipnotizzata dalla portiere Granata, rivediamo qui la conclusione e la presa centrale di Papandrea. Si va con le immagini di Gabriele Zoia nella ripresa, passano due minuti, tocco centrale per Conventi, assist decisivo da parte di Longato e Conventi non perdona doppietta, sono passati soltanto appunto due giri di lancetta all'inizio della ripresa, una ripresa che sarà favorevole al Venezia. Qui Cancello al 16esimo, pallonetto delizioso sull'assist in profondità ed è il 3-1, gol che chiude la partita, ci riprova però comunque Matiz prima, Battaiotto poi al limite dell'area, entrambe schermate dalla difesa. In contropiede il Venezia, pericolosissimo, qui con il cross in mezzo, arriva Banchiero al volo, palla di poco sopra la traversa. Siamo nelle fasi finali della partita, non si ferma il Venezia 1985 che trova con Gastaldin al 31esimo il gol del 4-1 dalla distanza. Gastaldin sorprende Papandrea, vediamo palla che si infila sotto la traversa. C'è ancora tempo però per Longato che dopo l'assist si prende lo spazio per il suo gol personale, il suo sesto gol in campionato per la classe 1992, è il 5-1 del Venezia che domina il secondo tempo e Portogruaro che da quel momento in poi cerca comunque con le ultime forze di trovare il gol della bandiera. Due volte Matiz, ma Paccagnella si oppone di istinto, non è giornata per il Portogruaro e occasioni come questa ne sono la dimostrazione. Finisce dunque 5-1, il Venezia vince con merito, un saluto da Davide Gasparotti. Ritorna il calcio in rosa ogni giovedì alle ore 21.30 in esclusiva su Media 24 canale 77, la sintesi delle gare di campionato Serie C femminile Girone B nazionale. Il calcio in rosa è su Media 24.